Pescatori, buongiorno a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Allora, questa mattina sono tornato a pesca, il mare è favoloso, proviamo ad insidare qualche bella orata. Ormai siamo arrivati a metà ottobre, l'acqua è ancora calda, anzi, cominciano ad esserci le prime seppie. Come vedete le barche cominciano ad accostarsi a riva, perciò insomma siamo quasi agli sgoccioli. Io però fino a che ci sono le orate non mollo. Allora oggi abbiamo cambiato spot, vediamo se funziona, se vediamo qualche mangiata qui. Allora, la 6 metri già in acqua, sempre con la corsa. 5 metri l'ho appena inneschiata, allora una cosa che volevo dire è che stamattina purtroppo mi sono dimenticato la canna per pasturare, perciò pescherò senza pasturazione. Non lo so se è un bene o un male. Io ho avuto anche delle situazioni dove ho visto le mangiate senza pasturare, però vediamo se funziona. Ecco fatto. Allora, mo mettiamo una terza canna con granchietto di scoglio e poi aspettiamo che si pieghino le canne. Allora, pescatori. Mettiamo una terza canna col granchio. Un bolognese che ha la corsa. Non ci resta che aspettare. Sarà dura. Vince chi è più paziente. Dai, su, non si piega una canna. Finalmente è partita.
Finalmente. Finalmente, un pesce finalmente. Che fatica. Eccolo qua, dopo tante ore è partita una canna, mamma mia che agonia, un'orata sui 500-600 grammi, che fatica ragazzi, mi ha preso un colpo, non me l'aspettavo, dopo tante ore è rimasta allamata, meno male dai, lanciamo la canna ragazzi. Ok pescatori, lanciamo la canna, mamma mia ragazzi, questa gliela mettiamo con la cozza aperta, abbiamo presa con la cozza aperta, la rimettiamo con la cozza aperta, visto che non potevamo pascolare, pescamo con la cozza aperta che c'è più profumo. Ecco.
cercare un'altra. Non mangia adesso. Adesso subito una mangiata attaccata a quell'altra. Si vede che sta a passare un branchetto. Questa è dimostrazione che da stamattina non si è vista una mangiata e ora il branchetto sta pascolando. Anche questa è un'orata sui 500 grammi. Dai, rilanciamo. Partita subito, raga. Mamma mia, sei stramata! Sei stramata! No! Allora, pescato, la situazione è questa. Abbiamo fatto due pesci in 10 minuti e come abbiamo lanciato la terza canna si è incollato pure quella e si è sdramata. Peccato. Peccato perché avevamo fatto 3 pesci nel giro di un attimo. Vediamo se riparte subito una canna, ci dovrebbe essere branco sotto. Che spettacolo, ragazzi. Siamo stati tante ore senza vedere una magnata, poi all'improvviso sono partite. Spero che mangi una bella orata. Cominciamo a chiudere, ragazzi, la giornata è finita, purtroppo. Ci vediamo tra poco per i saluti. Allora, pescato, la pescata la finiamo qua, con dispiacere perché questa mattina, diciamo, non è iniziata bene, non abbiamo visto mangiate per tutta la mattinata. Poi quando ci siamo avvicinati all'ora di pranzo abbiamo cominciato a vedere qualche mangiata a ripetizione. Ci abbiamo avuto 3 mangiate, una appresso un'altra. 2 pesci siamo riusciti a prenderli e uno ci ha sdramato. Però ragazzi, l'attesa mi ha ripagato. L'attesa e il crederci sempre come faccio io mi ha ripagato. 2 belle orate. Da condividere sempre con tutti voi. 2 belli pesci. Che dire, ragazzi? Credeteci sempre, anche quando non vedete una mangiata.
che alla fine la canna si piega. Un grosso saluto da Sargo e ci vediamo alla prossima pescata. A presto, pescatore.